sanità di fare dialogo, lei può fare solo se ci sono. Sì, ma il mio collega erano le 22 seguite di martedì. Scena 1, Chuck 2. Pronto? Ciao amore, sì, sono io. Sì, sì, sì. Cavolo, sono passata col rosso, meno male che non è successo niente. Vabbè, senti, ti richiamo dopo. Ciao, ciao. Aspetta che accelero un attimo, va. Ma un altro rosso, ma... Polizia locale? Pronto, pronto, aiuto, c'è del sangue. Oh mio Dio, la tua faccia è distrutta, aiuto, non mi risponde, non si muove, c'è sangue. Sangue dappertutto, ci sono delle stelle tra terra. Signora, mi dica dov'è, si calmi, mi dica dov'è che noi arriviamo subito. Ok. Ufficiale, credo che sia successo qualcosa di grave. Dove? Per le pattuglie in esterna, portiamoci subito in via della strage 9, riferiscono un sinistro stradale con diversi veicoli e numerosi feriti. Noi arriviamo in supporto, cambio. Ciao, fammi mettere la cintura, va. Matteo, ma che fai? Perché? Ma fai come faccio io, no? Allacciala e ti ci siedi sopra, così non ti dà fastidio. Ma sei un genio! Lo so, tia. Ok, vai. Dai, che ti porto. Adesso ti porto al lago a bere. Per la sessione degli esami, guarda. Mamma mia, almeno ci rilassiamo un attimo prima di questi esami, che sono una cosa pazzesca. Lo so. Lo stop! Oh! Ma sì, ma vai tranquillo, non c'era nessuno, avevo già visto, non ti preoccupare. Ma c'era una signora col bambino, ma sei impazzito? Sì, tranquillo, dai, poi guidi tu e non ti preoccupare. Scherzo. Rallenta un po'. No! Speriamo non ci siano troppi feriti questa volta. Guarda, sono stufo di rilevare incidenti mortali. Buongiorno, dica. Sì. Ok, va bene, signora. Comando a pattuglia esterna. C'è stato un altro incidente. Nella seconda auto c'è un ragazzo sanguinante in coma. Il ragazzo che guidava è sotto shock. Mandiamo subito il supporto. Fate presto. Mattia! Comandante, ci sono delle vittime. Troppe, comandante. Ah, maledizione, non è possibile che l'inosservanza delle regole al codice della strada provochi ancora oggi vittime sulla strada. Più di 3.000 persone ogni anno perdono la vita così.
Buongiorno signor sindaco, purtroppo ci sono stati una serie di sinistri molto molto gravi, uno dietro l'altro senza interruzione, tra l'altro in luoghi diversi, in accessi diversi, in semafori e sulle statali. Sì, sì, ci sono stati morti e feriti, uno, due, tre, quattro, nove complessivamente, come sta succedendo ogni giorno nel nostro paese. Sindaco. Perché? Perché non lo volete capire? Il semaforo è lì per evitare tutto questo. Cellulare, la velocità, sei contenta, vero? Altro che andare al tuo appuntamento oggi. E tu? Beh, perché mettere una cintura di sicurezza? Tanto, che cosa vuoi che mi capita? Tuo amico in coma. Scendi, scendi da quest'arma micidiale. Morti. E tu? Come vivrai questa cosa nella tua vita? Salve signora, sono Verdi della polizia locale. Lei è la mamma di Andrea? Sì. Signora, purtroppo devo darle una brutta notizia. Suo figlio è stato coinvolto in un incidente stradale e ha perso la vita. Potrebbe essere lì vicino. Dobbiamo accompagnarla sul posto. La voce di Christian era troppo disperata. Io sono sicura che è successo qualcosa di gravissimo. Io mi sento che Andrea è andato via. Signore, aiutami, aiutami ad affrontare tutto, aiutami. Aiutami, io lo so che Andrea è morto, lo so, me lo sento. Ragazzi, la strada non è un palcoscenico, il sedile di una macchina non è il divano di casa vostra. Andrea è morto su quella strada, io ho perso un figlio, aveva solo 15 anni, è morto sotto gli occhi di suo fratello gemello. Dovete rispettare le regole. Lo sappiamo, la strada non è un palcoscenico. Ha ragione. Il sedile di un'auto non è una poltrona. È vero, la strada può diventare una tomba. Una tomba o una prigione di dolore, come quello che proviamo noi. Bianca e Pietro avevano 20 anni, erano nostri amici, lo saranno per sempre. L'osservanza delle regole al codice della strada comporta un contributo di vittime troppo elevato. Rispettiamo le regole. La violenza stradale fa migliaia di vittime ogni anno. Un familiare, un amico, un collega, potresti essere tu. Basta un attimo e tutto cambia per sempre. Siamo tutti utenti della strada, dal più piccolo al più grande. Nessuno di noi è immune dall'inciviltà altrui. Come amministrazione comunale stiamo facendo la nostra parte. Tu, come utente della strada, fai la tua.